Allora, benvenuti. Ecco, rifaccio in maniera un pochino umana il video sulle normal maps e sulle specular maps. Prima di tutto vediamo il vantaggio di questa tecnica di building, perché si usa di fatto una forma abbastanza informe, con pochissimi vertici. Per esempio questo esempio, questa statua, che ha un peso molto basso, quindi pesa 3 prim. Questa statua gli si è applicato un normal map e quindi a parità di costo si ottiene tutta una serie di effetti tridimensionali, vedete, come se ci fossero una montagna di prime in più. In realtà questo è stato applicato a normal maps e la possiamo vedere nel nuovo menu di texture qua, e nella parte dove abbiamo le bumpiness normal, vedete che è stata applicata questa normal map che si riconosce perché è di colore viola lì là. Se voi vedete, però, è possibile anche applicare una specular map, e vedete la differenza fra una statua senza specular map e una con specular map. Vedete che si vede chiaramente che ci sono i riflessi che si possono godere benissimo, soprattutto di notte. E vedete che dà l'impressione di essere fatta in una specie di gesso che riflette, gesso riflettente o marmo, mentre invece questa è non riflettendo, è opaca. Quindi le normal map sono anche molto importanti, perché nelle specular map, mappe specchio, sono importanti, quindi, e il tutto si ottiene sempre partendo da una forma mesh base che è questa. Perfetto, allora per capire un po' meglio tutto questo discorso, ecco che ho preparato una serie di pannelli che adesso vi faccio vedere, in cui cerco di farvi vedere come si usano e un po' cosa significano le normal map piuttosto che non le specular map. Quindi partiamo con un pannello, vedete, verde, che non c'è niente. Questo pannello adesso qui peserà un prim, ma in realtà pesa ancora di meno, perché proprio sono pochissimi vertici, sono quattro vertici, e quindi ha un peso infimo. Quindi se si facesse una mesh fatta con un sacco di questi quadratini, costerebbe pochissimo in termini di land impact. Questo è un piano, poi vedremo anche brevemente come farlo. Poi su questo piano io in realtà ho fatto con lo strumento Sculpted di Blender, ho fatto una figura astratta, vedete, questa specie di volto, insomma, di incisione, ma questo volto costa esattamente come l'altro, quindi esattamente come vi ho messo prima sulle statue, perché ho applicato praticamente la Bump Map o Normal Map, che è questa qua di sopra, l'ho applicata al prim qui sulla sinistra, cioè questa mesh. Quindi applicandolo si ottiene direttamente questo effetto, che è tridimensionale ed è molto buono, con una frazione di prim, per intendersi. Poi vedete che qui sono andato oltre e ho applicato, oltre alla normal map, quindi per vederlo ci allontaniamo un attimo, ho applicato questa normal map come prima, e in più ho applicato anche una mappa di riflessione. La mappa di riflessione, vedete che nei punti bianchi riflette un po' vicino agli occhi e poi lungo questo bordo, eccetera. Infatti vedete che quando passo qua, le riflessioni che vedo le vedo più o meno in quei posti lì, e un po' vedo anche qualcos'altro in altri posti, però tipicamente segue i riflessi, che qua vedete non si vedono i riflessi, come se questo fosse fatto di cartone, che riflette sì, ma non in modo particolare, mentre invece questo, alcune zone riflettono di più e altre di meno. Per andare avanti ho fatto questo esempio, nel senso che lo stesso pannello, questo l'ho fatto con molti più prim che questo qua, 32 prim, quindi ha, mi sembra, un 20.000 vertici reali, e vedete che nella versione base non ha nulla da in più. Quindi praticamente tra questo pannello e questo,
Addirittura può darsi che qui mi sia scappato. Vediamo un po' se è vero, perché qui c'è ancora una versione di prova. Quindi può darsi che sia scappata una shininess. No, shininess no. Comunque vedete che quasi quasi la versione senza prim, quindi soltanto con la bump map, risulta quasi meglio della versione fatta con tutti i vertici, che se andate a vedere il costo di questa qui è, come vedete, 32. 32 è decisamente alto per avere un effetto tutto sommato inferiore. Poi però ho provato ad aggiungere una... Vedete che qui adesso abbiamo i riflessi perché ho aggiunto questa specular map. Quindi andando qua dentro abbiamo visto, vedete che qui si vedono tutti i vertici, no? Di cui è composto. Abbiamo nella parte di texture, nella shininess, vedete che è associato esattamente questa texture. Per capire bene la specular map, io ho fatto questo esempio qua, che credo che sia dal punto di vista didattico notevole, che fa vedere cosa succederebbe se noi applicassimo una specular map che ha parti bianche e parti nere squadrettate. Vedete che è come se ci fosse un'ulteriore, diciamo, texture, che però non si, cioè, l'effetto di quella texture è fondamentalmente inerente al modo in cui si riflette, perché se la guardo sotto certe angolature, quei quadratini quasi non si vedono, perché in realtà il modo di riflettere la luce è una caratteristica del materiale. È come se noi avessimo usato un tipo di stoffa opaca che non riflette la luce, insieme a delle caselle che invece sono metalliche e che trasmettono la luce, riflettono tutta la luce, quindi tendono a diventare tendenzialmente bianche. Quindi questo qua è didatticissimo per capire, insomma, il perché la specular map può, soprattutto in queste situazioni tipo notturne, con luci spot di questo tipo, dare delle ottime sensazioni. Oh, io adesso vedete che sulla testa ho montato una specie di faro, CTRL ALT T, vedete che c'è questo faro, che mi permette di vedere un po', quando mi avvicino, vedete un po' la luce che si muove. Ho fatto vedere i due estremi, quindi come se fosse fatto tutto bianco, quindi tipicamente una specie di cosa metallica, vedete? Oppure tutto nero, e la versione tutta nera in realtà non riflette niente, quindi diventa come se fosse una specie di tessuto. Ma proprio se mi avvicino molto riflette qualcosa, però da una certa distanza riflette poco, il minimo. Vedete che ho usato tutto nero, specular map tutta nera, oppure tutto bianco che riflette più o meno tutta la luce, questa che riflette a scacchiere e questa che invece riflette in maniera un pochino, diciamo, a seconda di come viene istruita da questo. Però tornando a casa, quello che ci interessa è che noi possiamo ottenere lo stesso effetto con pochissimi prim. Quindi le riflessioni che vogliamo applicate, e però applicate con pochissimi prim. Okay. Allora a questo punto andiamo in Blender, così faccio vedere di nuovo l'esempio fatto appunto con questa tavoletta. La rifacciamo magari con un altro esempio, quindi ripartiamo da... Andiamo in Object Mode, CTRL N, e partiamo da un cubo che cancelliamo. Dopodiché qua aggiungiamo un piano, quindi una mesh, questa. Aggiungiamo un bellissimo piano, eccolo qua. Lo vediamo dall'alto, così lo vediamo bene. Ecco, poi a questo punto per riuscire, ecco, ci sono poi infinite tecniche per crearsi le mappe normali e le specular map, le mappe a specchio, ma noi ne useremo una tecnica che consiste nel duplicare questo singolo, diciamo, quadratino, piano. Quindi facciamo Shift D e poi invio, e in questo modo abbiamo due oggetti, li vediamo qua, praticamente se andiamo a vedere qua nella cosa abbiamo piano, che è questo, e piano 001. Quindi andiamo sul piano 001 col secondo, quindi lo selezioniamo da qua, perché qua diventa un po' dura selezionarlo,
E da qua andiamo a scolpire questo piano. Quindi scolpire questo piano, come facciamo a scolpirlo? Tipicamente per scolpirlo dobbiamo aumentare il numero di vertici. E adesso finalmente abbiamo questa tecnica che consente di non aver paura dei vertici, aggiunti. Perché noi cosa facciamo? Andiamo in Edit Mode e poi facciamo W, Subdivide e gli mettiamo ad esempio 100 suddivisioni che per i nostri fini sono già una quantità notevole. E in più applichiamo ancora lo smooth, perché sapete che lo smooth è importante. Eccolo qua. Allora, avendo applicato lo smooth, a questo punto possiamo andare in Sculpt Mode e possiamo provare a incidere questo con delle incisioni. Vedete che possiamo fare. Adesso provo a fare soltanto tipo delle ondine e poi qua faccio. Dei simboli qua, ecco, vedete? Così ho fatto praticamente una placchetta con una specie di messaggio cifrato, vedete che è fatto tutto in rilievo, sempre 7 lo vedo davanti. Ora quello che vogliamo provare a fare insieme è vedere, la stessa cosa potreste fare con qualunque statua, eccetera, con qualunque livello di dettaglio. Adesso l'ho fatto appunto sul piano, giusto per semplicità. Quindi vediamo ora come riuscire ad applicare questa generare una bump map o una normal map che applicata invece al piano originale lo rende diciamo facile, cioè da portare su Second Life con pochissimi prime. Ovviamente tutto quello che faccio vedere sarà disponibile in Second Life soltanto credo da quest'estate o da giugno, luglio. E soltanto usando dei viewer abilitati, che adesso non lo sono, e comunque impiegheranno forse un pochino più di CPU o di scheda grafica. Quindi la prima cosa da fare sarebbe di fare un unwrap, quindi andiamo sul piano originale questo, apriamo la UV Image Editing, questo, UV Image Editor, ok questo, su questo facciamo l'unwrap del piano a basso numero di vertici. Quindi se adesso andiamo in Edit Mode, vedete che qui abbiamo 4 vertici e una sola faccia, che appunto cioè è il più meno di così è difficile andare, forse c'è solo il triangolo o il punto. Qui facciamo semplicemente un unwrap possiamo farlo anche Project From View Bounce, che genera semplicemente, riporta il quadrato nella mia UV Map. Quindi a questo punto qua nell'elenco delle UV map abbiamo questa UV map che corrisponde a questa UV map che è vuota. Ci costruiamo un'immagine su cui poi fare il baking, facciamo image, new image e qui facciamo un'immagine che chiamiamo, abbiamo detto normal map, perché qui vogliamo farci finire la normal map. Togliamo l'alfa e creiamo la nostra immaginina e vedete, eccola qua. Allora, questa immagine in realtà non c'è ancora normal map dentro, perché per generare normal map dobbiamo fare un piccolo trucco. E questo trucco lo vediamo adesso, no? Quindi bisogna fondamentalmente selezionare il piano, quello sculptato, quello che c'è un sacco di vertici, questo. Ok? E poi premendo Shift si seleziona come selezione secondaria, ecco, vedete, quindi vedete che non so se si vedrà poi sul video, ma qui ci compare un alone arancione scuro e qui un alone giallino. Quindi l'arancione scuro è il primo che è stato selezionato e l'arancione è il giallino, questo quasi arancione, più chiaro, è il secondo dove verrà fatto il bake. Quindi poi andiamo qua dove c'è la macchina fotografica perché andiamo a cercare di fare il bake e vediamo se ce la va bene. Andiamo in bake qua e invece di fare il full render facciamo il bake delle normali perché le normal map sono le normali. Gli diciamo di fare il baking sul selected active. Se abbiamo fatto tutto bene, quindi se abbiamo un'immagine, abbiamo l'UV map, eccetera,
A questo punto, se siamo fortunati facendo il bake, non ci dà errori e come vedete abbiamo questa benedetta immagine. Questa immagine che ci consentirà di trasferire il nostro oggetto e quindi abbiamo fatto una bellissima cosa. Allora, per passare il nostro... Ah, ecco, prima di passare di nuovo in Second Life Beta, per vedere il risultato, avevo promesso che c'era un sistema per vedere anche in diretta l'effetto che faceva. Quindi per vedere l'effetto che fa, cominciamo a prenderci l'immagine, cioè il nostro piano sculptato, questo ad alta risoluzione, lo selezioniamo e poi andiamo in tab, andiamo magari in object mode, ok? Quindi abbiamo selezionato lui, lo muoviamo un secondo, oppure lo, no, sì, lo muoviamo, move 2. Ok, quindi rimane, ho fatto M2, invio, ed è andato su un altro layer, in modo tale che noi vediamo solo il nostro piano originario. Su questo piano originario, se vogliamo vedere l'effetto di questa normal map, una tecnica che nel corso, non vi ricordate che non aveva funzionato, era quella di crearci un materiale associato, quindi adesso dobbiamo selezionare il piano, attenzione, questo, piano questo a bassa risoluzione, gli associamo un nuovo materiale, questo, e gli agganciamo la texture, e la texture, ne facciamo una nuova, prendiamo dal image o movie, eccola qua, e poi gli associamo esattamente questa normale che abbiamo visto. Ok, poi qui gli diciamo che è mappata sulla UV, eventualmente gli risottolineiamo qual è l'UV map. In alcuni casi non è necessario fare questi giri, ma io preferisco farlo tutto così siamo sicuri. Ora, se noi facciamo l'istantanea, cioè una volta fatta questa mappatura, facendo l'istantanea la fotografia, vedete che si vede l'oggetto con la texture come se fosse una texture normale, ma non è in rilievo. Per vederlo in rilievo, in realtà bisogna cambiare la modalità in cui questa texture viene applicata. Quindi dobbiamo andare sotto e invece di dire che l'influenza di questa texture è sul colore, gli diciamo che l'influenza in realtà è sulla geometria. E qui dice quanto è influente. Quindi a questo punto, se io facessi, incrociamo le dita, F12, vedete che si vede che ha prodotto qualcosa. Per vederlo un po' meglio, forse si può aumentare l'effetto delle normali, qua lo portiamo a 5, e qui proviamo di nuovo a fare un F12 e vedete che l'effetto è che effettivamente si vedono abbastanza chiaramente. Però se vogliamo proprio vederlo qua come se fosse lui con tutti quei vertici, c'è in teoria un sistema che è quello di abilitare qui nella parte destra dove dice display, abilitiamo la visualizzazione non multitexture ma GLSL, ecco questo è un trucco fondamentale, e poi abilitiamo la visualizzazione del textured solid. Ecco, vedete. Dunque, qui c'è il dubbio famoso che lui in realtà fa vedere la texture. Oggi ero riuscito a farla vedere esattamente. Dunque, vediamo un po' se togliamo questo. Solid. Perché se lo vediamo texturizzato. Solid. Però magari rimetterci la texture, quindi ecco, possiamo provare a cancellare questa texture. Ah sì, si vede questa perché lui applica tutte le texture che sono visualizzate in questo momento, credo. Quindi forse possiamo risolverlo facendo nuova immagine. Proviamo a no, niente, è rimasta quella texture lì. Boh,
ripeto, sono riuscito prima a farlo, quindi magari se fate qualche prova dovreste riuscire a farlo anche voi. Proviamo di nuovo un secondo, Image Movie. Gli mettiamo normal map questa. Map questa, niente. Quindi alla fine l'unica cosa seria che dobbiamo... Ah sì, qui abbiamo detto che questa è la foto, però togliamo l'influenza qua e la mettiamo qua. Aumentiamo la normale. E quindi qua abbiamo F12, abbiamo la nostra visione che vedete che fa vedere questo mestiere. Facciamo ESC, ci rimane ancora questa stupida immagine al posto di farcela vedere in 3D. Vabbè, torniamo alla versione normale. Ah, ecco, gli ho detto di visualizzare la texture. Quindi probabilmente... Allora, niente. Allora, GLSL ci va perché se no non si vede. L'errore probabilmente è quello di vederlo, cioè dobbiamo vederlo come texture e non come textured solid. Perché vedete che adesso qui si capisce abbastanza bene. Vedete che fa vedere praticamente come se fosse in rilievo. Quindi se fosse così veramente possiamo cambiare. Vedete che cambiando il parametro delle normali qua si riesce a vedere in tempo reale l'effetto che fa. In realtà poi queste normali qua non servono solo per visualizzarla, per avere un'idea che abbia percepito queste cose. Però vedete che ha fatto anche degli effetti che se vengono conservati, e mi sembra di sì, sono interessanti. Allora, a questo punto, avendo questa normal map inserita, la cosa che possiamo fare è provare a esportarla su Second Life Beta. Quindi abbiamo selezionato il nostro piano, che è questo, ok, eventualmente anche con questa modalità di visualizzazione. Facciamo File Export con l'ADA, Selection Only, assicuratevi di averlo selezionato, e qui facciamo placca. Placca.dae, ok, l'abbiamo salvata. In più poi andiamoci anche a salvare la nostra immagine normale, questa l'avete vista. Facciamo image save as image e questa la chiamiamo placca normal map e viene salvata in questo caso come PNG. Quindi a questo punto, avendo queste cose salvate, possiamo tornare finalmente nel nostro qui, dove è supportato questo sistema, e facciamo un import upload model e quindi gli uploadiamo la placca punto DAE, questa. E la placca.dai adesso qui diventa anche difficile vederla perché è messa un po' di strafora, quindi in teoria bisognerebbe, ecco, vedete, ci avviciniamo e si vedono, togliamo gli edge, si vede perché era perpendicolare, quindi ho dovuto premere CTRL col tasto sinistro del mouse. Qui vedete che occupa veramente pochissimi vertici. E visto che occupa pochissimi vertici, conviene usare sempre la massima risoluzione, perché tanto pesano niente questi vertici. Qui la chiamiamo placca. In realtà, come vedete, si possono ottenere partendo solo da una mesh così, che è praticamente neutra. Applicandogli soltanto delle texture si possono ottenere degli effetti in basso rilievo che per fare quadri, cose artistiche, scritte, particolari, eccetera, diventa anche abbastanza interessante. Facciamo Calculate Weight and Fees. Vedete che costa mezzo, in realtà costa molto meno che mezzo.
Quindi facciamo un bel upload di questo, molto meno che mezzo, nel senso che voi potreste averne 20 di questi quadri uno attaccato all'altro, ne 20 no, diciamo che al massimo è 8, e quindi risparmiare anche sulla cosa. Facciamo l'upload, ecco che è arrivata la nostra placca. Tra l'altro, se la UV map e la form è uguale a un'altra placca tipo quella di prima, in realtà potevate anche risparmiarvi i soldi e riciclare, come dicevo prima, quella di prima. Prendiamo questa placca e la mettiamo per terra. Ok? Ce la alziamo, quindi andiamo in Edit, Control. Ce la mettiamo un po' di qua e poi ce la mettiamo in modo tale da vederla un pochino. Ok, come vedete questa è semplicemente un piano, cioè un pezzo di piano. Facciamo il CTRL U e ci mettiamo il placca normal map che abbiamo fatto prima. Vedete questo. Facciamo l'upload anche di questo signore, eccolo qua, e poi a questo punto ci mettiamo il dentro texture di questo signore, gli mettiamo nella bumpiness, cioè i normali, gli andiamo a scegliere la placca normal map, questa, facciamo ok. E se ci avviciniamo vediamo che si vedono, come ci aspettavamo, i vertici, che sono vertici un po' fittizi, però vedete che manca la specularità. Vedete che manca la specularità, quindi è come se fosse una specie di plastica o tessuto. Se vogliamo metterci un po' di specularità, abbiamo detto, possiamo, ci sono vari sistemi, poi magari farò un video. Anche se non è che abbia ottenuto risultati brillantissimi, andiamo in Edit, andiamo nella parte qua di specularità e qui possiamo tentare di metterci qualunque immagine, possibilmente un'immagine relata, ad esempio possiamo addirittura prendere la sua, volendo possiamo prendere la versione della normal map, che comunque più o meno orecchia, no, la forma, e mettergliela come, cioè di solito non si fa questo, perché mettergli una macchina, un'immagine speculare, una mappa speculare che sia colorata, produce dei riflessi di quel colore lì, mentre invece di solito si vogliono dei riflessi che siano di solito bianchi. Quindi di solito la tecnica è quella di prendere questa mappa o una mappa simile, un ambient occlusion o qualcosa che riesca a seguire più o meno la forma, e poi di metterla in bianco e nero in qualche modo, di farla portare in bianco e nero in modo tale che tutti i riflessi non siano lì là, che risultano normalmente innaturali, ma risultino tendenzialmente bianchi, cioè neutri. Comunque noi prendiamo questa normal map, l'abbiamo associata, eventualmente possiamo aumentare vedete, la glossiness, vedete che aumentando la glossiness diventa progressivamente, sembra che il massimo, se non vado errato, è 1. Ok, environment indica quanto deve prendere dall'environment, anche questo, mettiamo 1, vedete che quindi riflette abbastanza. Ah, non si può avere contemporaneamente. Ah, so, si può avere uno e uno. Così vedete che a questo punto lui sta riflettendo ed è diventato fortemente abbastanza riflessivo. Perché? Perché nella parte. Ah, probabilmente dipende anche dalla configurazione che gli ho messo prima. Perché vedete che non ci sono in questo momento dei riflessi. Ah, sì, si intravedono. Vedete che, vedendolo di lato, ci sono questi riflessi che non sono bianchi, ma sono leggermente viola. Se la glossiness probabilmente è quell'effetto metallico,
che possiamo controllare, quindi se noi gli mettiamo 0,2, ecco, vedete, 0,2, ok. Da qui si capisce, si vede che c'è. Quindi anche semplicemente usando come specular map se stesse si riesce a ottenere un bel effetto. Ora notate che nonostante che l'effetto sia tridimensionale, nel senso che le luci su questo oggetto compare come se fosse in rilievo, se io lo guardo di lato non vedo il rilievo, proprio perché è una finta. Però nel caso di strutture un po' più complesse, l'occhio umano non è in grado di percepire questa cosa. Tanto per intenderci, questo qui che è autenticamente fatto con le mesh, se lo guardo di profilo vedete che qualcosina si vede che sporge, sia pure di poco. Mentre invece in questo non si vede nessuna sporgenza. Però come vedete l'effetto è talmente fine che veramente io direi che l'uso delle normal maps dovrebbe essere ampiamente incoraggiato perché l'effetto è sicuramente al 99% simile a quello reale, ma con un risparmio incredibile di risorse della macchina. Infatti si usa molto nei giochi, videogame, eccetera, perché riduce, cioè invece di usare appunto tutti quei vertici da dipingere, vengono usati degli algoritmi molto più semplici, soprattutto per la collisione e per i rapporti col motore fisico. Quindi non so se è stato abbastanza chiaro, vedete questa statua che ho fatto a lezione, ho fatto vedere quantomeno, vedete l'effetto molto bello, statua con specularity, statua solo con gli anelli normali, e invece l'effettiva cosa che vede in teoria è il simulatore. Quindi è come se noi vedessimo un'illusione, quindi la realtà è questa. Ma il nostro occhio gli viene arricchito con un piccolo trucco di particolari, oppure anche di riflessi, che danno degli effetti che in Second Life erano, sì, esistevano un po', perché esistevano anche prima, ma erano sfruttati molto, molto, molto poco. E con questo direi che è finito. Vi ringrazio, buona serata e arrivederci alla prossima.